Care ragazze, cari ragazzi, vi ringrazio di essere qui numerosi come ormai tradizione ogni anno. Vi ringrazio di aver partecipato così numerose a questo premio, che è uno dei pochi in Italia rivolto ai giovani, e vi invito a continuare a scrivere, a leggere e a scrivere, perché è l'unica arma di difesa che potete avere contro l'indifferenza e la violenza del mondo. Scrivendo sicuramente, aiutandovi dalla grande immaginazione che si ha alla vostra età, potete scoprirvi chi siete, potete difendervi leggendo. E quindi io sono, mi spiace, sono felice che siete tutti qua e numerosi, mi dispiace di non poterci essere per motivi contingenti. E vi invito a partecipare ancora, non a questo premio, non ai premi, ma a partecipare alla scrittura e alla lettura. È sempre più difficile essere originali, ma le mie scritte più originali che trovo in quest'ultimo squarcio di secolo sono delle donne, dei carcerati e dei bambini, perché hanno una visione della realtà non condizionata dalla Berlusconite e dai programmi stupidi televisivi. Spegnete la televisione perché fa danno, nuoce gravemente alla salute. Qualche programma buono c'è solo alle 3 di notte, dove sicuramente voi non potreste esserci. Un augurio a tutti, auguro alla manifestazione e niente, un abbraccio.